Sì, Pietro, 3-1 il risultato finale qui alla Croce, il punto esclamativo di Valentini, ma anche il miglior modo possibile per Guido Marilungo per chiudere la sua grande carriera. 12 gol in Serie A, tanti gol tra Serie B, Serie C e Serie D, una favola che si conclude con i 3 punti. Il Montegranaro vince il derby e saluta una bandiera del calcio calzaturiero. Un giocatore che oggi ha deciso Marilungo in lacrime, il commosso, e che resterà comunque per penso che sia la cosa più bella che un calciatore possa fare, regalare un'ultima gioia che è partito alla squadra di Genova, diventato uomo e in grado con le sue capacità di portare in alto il nome del suo paese e di renderci orgogliosi di lui. Ha mietuto successi, ottenuto trofei e riconoscimenti. Un uomo che ha avuto il grande merito di calcare i campi della Serie A, grazie alla sua forza d'animo, al suo talento, alla sua caparbietà. Un giocatore capace di fare la differenza in campo nella massima serie, dove ha messo ogni volta tutta la volontà, la fame, l'entusiasmo possibili per ottenere certi traguardi e vivere altissime soddisfazioni. Oggi vogliamo salutarti, Guido, ringraziandoti per tutto quello che hai fatto per noi montegranaresi ed augurandoti il meglio per il tuo futuro nel calcio come nella vita. Facciamo un grande e caloroso applauso a Guido Marilungo. Siamo con Andrew Ubaldi, il sindaco del comune di Montegranaro. Quest'oggi una bellissima cornice di pubblico per il derby calzaturiero ed anche per festeggiare l'addio al calcio di Guido Marilungo, una bandiera del calcio calzaturiero. Una bellissima giornata per tutto lo sport delle Marche. Assolutamente, lo sport marchigiano e cittadino. Guido lo conosco da piccolissimo, io ricordo già nei primi anni 90 Guido veniva con il papà a vedere le partite al Milan Club e questo io sapevo già che era un ragazzino che si impegnava tanto anche nelle giovanili del mondo del calcio. Abbiamo seguito tutta la sua evoluzione dalla Sampdoria all'esordio con l'Under 21 subito in gol, quindi io sono stato molto contento quando a Natale avevamo avuto la notizia dal presidente del mondo del calcio che Guido sarebbe tornato. Capisco benissimo, lui ha visto anche questa seconda parte del campionato, ha fatto maturare la scelta di lasciare il calcio giocato. Ho parlato qualche minuto fa con Guido, rimarrà sempre nel settore, però è stato un bel momento sportivo. Oggi c'era, come diceva lei, una bella cornice di pubblico, la rivalità che c'era negli anni 80 con la San Giustizio, ricordo derby che furono spareggi per conquistare quando non c'era l'eccellenza della promozione a Serie D. Io ricordo uno al polisportivo di Civitanova Marche, gremito, circa 8.000 persone, vinse la Civitanovese 1-0, il gol di Palini, ma perse gli spareggi per andare in Serie D. L'anno dopo lo facciamo all'Elvia Regina a Macerata, vince Montegranaro supplementari, gol di Marcelletti, una cornice pubblico ancora maggiore, perdiamo lo spareggio con Castelfrettese e Iesi, ma veniamo ripescati, quindi abbiamo fatto il cammino in Serie D. Poi San Giusto sono stati bravi, sono andati anche in Serie C2, oggi c'era un clima proprio di cordialità, di amicizia sugli spalti. Sono contento che ha vinto il Montegranaro Calcio, non ha pregiudicato nulla per i playout della San Giustese, ma oggi era la giornata di Guido Marilungo e quindi va omaggiato questo nostro concittadino. È stato il primo Montegranaro, lo sport principale da sempre, il basket e anche il ciclismo, il calcio un po' dopo, però lui è stato il primo calciatore professionista, Guido, quindi per noi è un ricordo, un amico, e manterrà fortissimamente i contatti con Montegranaro. Cosa auspica per il futuro dello sport veregrense? No, io auspico, innanzitutto stiamo lavorando adesso, perché questa è una bellissima struttura, purtroppo non ha il CP, il Certificato di Prevenzione Incendi, stiamo lavorando con i colleghi dell'amministrazione comunale, con un nostro ingegnere, per poter far sì che il prossimo anno qui intanto portiamo la capienza a 1999 posti, facciamo i lavori necessari e poi abbiamo l'obiettivo, sta proprio qui dietro, finalmente la ripresa dei lavori per il palazzetto dello sport. È stato fatto l'appalto interrato, c'è una ditta aggiudicataria, siamo molto fiduciosi che già in autunno iniziano i lavori e quindi avremo una struttura già buona anche per la Serie 2 del basket. Quindi auguro che senza fretta, ma che vi sia continuità, sia
negli sport cosiddetti minori. Qui dietro c'è un diamante di baseball eccezionale. Si faceva la Serie A, oggi si fa la Serie C, è cambiato il quadro economico, ma di dare continuità, e magari un anno, due anni, Montegranaro possa tornare in Serie D e nel basket in Serie B. Benissimo, signor Sindaco, noi auguriamo a tutta la città di Montegranaro i migliori auspici per il futuro. Ricambio e in bocca al lupo. Grazie.